Ragazzi, sediamoci e facciamo due chiacchiere. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di servizio utility, un video per voi, un video che reputo necessario visto quello che sto vedendo sulla mia pagina Facebook e visto quello che molto spesso mi chiedete in posta privata. Le mostre, le esposizioni, le collettive, il meraviglioso mondo della pittura e dei suoi mille compromessi. Diciamo che questo è un professione pittore 3, diciamo così, come serie di video, dove vi parlerò del mio punto di vista riguardo specificatamente alle mostre, alle esposizioni. Allora, molto spesso da parte vostra mi arrivano mail del tipo: Ombretta, i miei quadri sono stati visti dal signor X, dice che ho un grande potenziale e vorrebbe poterli esporre alla collettiva che si terrà il giorno tot in occasione di questo tipo di esposizione, bla 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 bla. Mi verrebbe a costare 150 milioni di dollari più le spese di spedizione, non sono assicurati, io cosa devo fare? Non lo so cosa devi fare tu, io so cosa ho fatto io e questo ti racconto. Da più di 10 anni sono del mondo dell'arte e non ho mai partecipato ad una collettiva. Non ho mai voluto, tranne una volta sola, mi correggo, una volta sola, perché era una collettiva di docenti della mia accademia. Diciamo che eravamo tutti noi che esponevamo con un tema unico. E allora, perché? Perché io sono molto, io non dico di essere un artista, quindi non ho neanche la velleità, lasciatemi passare il termine, di mostrare il mio lavoro. Io dipingo per mestiere, che è diverso, nel senso che insegnando lo faccio per esercizio, diciamo, per mestiere, per piacere personale. Non vendo quasi mai le mie opere, tranne che non si mettano a supplicarmi vera verde, a quel punto non ho bisogno di esposizioni, ma devo dire che non ho la fila dietro il portone di casa. Può capitare in ambito di lavori di decorazione che mi vengano chiesti delle opere precipuamente per un determinato ambiente con un determinato soggetto stabilito dal committente. Cosa significa? Che il mio approccio all'arte non è un approccio espositivo e quindi ho sempre ritenuto non produttivo per me mettermi in mostra. Capisco però che per chi si affaccia al mondo dell'arte la cosa più bella è mostrare il proprio prodotto e capisco anche che il mondo è pieno di alligatori. Se tante collettive sono ben gestite e ben funzionanti, molte altre sono soltanto degli espedienti per rubarvi dei soldi. Quindi state attenti. State attenti a chi date i quadri. Di solito quando si vuole partecipare ad una collettiva, cosa si fa? Si va a una collettiva dove non si partecipa, si guardano gli espositori, si guarda chi partecipa e poi l'anno successivo si chiede di far parte, oppure a quell'organizzazione ci si propone. È difficile che ti vengano a bussare a casa, se questo capita gatto ci cova, a meno che non siete molto molto bravi. Non vi sentiate lusingati dall'essere scoperti da un talent scout. Dovete prima vedere chi è il talent scout, perché se questo talent scout è il signor nessuno, tra virgolette, è inutile che vi affidate a una persona che in primis non ha una chiara fama, no? Se è una mostra organizzata, che ne so, da Daverio, da Sgarbi, da chiunque, insomma, di conosciuto nel mondo dell'arte, correte, regalategli i quadri, fate di tutto per partecipare. Ma se è una mostra organizzata dal signor Tal dei Tali, che non conosce nessuno e che vuole le vostre opere per procacciarsi del lavoro, e allora evitate, non c'è fretta di esporre, anche perché fare una mostra è una cosa molto, molto difficile. Ora vi spiegherò come si fanno le mostre, quelle serie, e come si intende una mostra. Figuratevi che io sto organizzando la mia prima personale da circa 6 anni, quindi badate un po', e non è neanche di pittura ma di iconografia, quindi sarebbe anche più facile. Allora, cosa succede? In una collettiva c'è un assembramento di persone molto diverse tra di loro.
Di solito la prima garanzia di serietà è che ci sia un tema unico, in modo che chi fruisce della collettiva sappia già cosa trovare, perché se uno va ad una collettiva che si intitola Spazi Aperti, per esempio, può trovare qualunque cosa, dal sacchetto della spazzatura arrotolato e appiccicato su una tela a una veduta straordinaria, si capisce bene che il titolo è talmente vario e talmente vasto da non far concentrare e far capire al fruitore quello che cerca. Di solito a queste collettive minori, si chiamano minori quando non sono fatte da illustri personaggi, ci si va molto spesso per acquistare il quadro che si vuole per la propria casa, per godere di un pomeriggio in spensieratezza e magari vedere quell'opera d'arte che ci colpisce e ci vogliamo portare a casa. Questo è l'unico beneficio che potrete avere da una mostra di questo tipo. Non aspettatevi critici d'arte che si accorgano della vostra pennellata, non aspettatevi nulla che vi faccia emergere in qualche maniera. Potrete assurgere magari a un trafiletto messo al margine di giornale tra i partecipanti alla collettiva giorno tot in un dato posto, e questo già magari è tanto, perché potrebbe cominciare a farvi una sorta di book curriculum da allegare alla vostra carriera. Quanto bisogna pagare per una collettiva? Poco, secondo me bisogna pagare molto poco, massimo 150 euro, perché? E non a quadro, 150 euro a partecipazione, con tra l'altro la sicurezza che i quadri vengano protetti e vi vengano restituiti alla fine della mostra, sempre. Non fatevi abbindolare da sedicenti storici dell'arte, da sedicenti promotori di movimenti culturali e artistici del tutto nuovi, perché questo, già che dico sedicente, esclude che lo siano davvero. Innanzitutto una corrente pittorica non nasce perché io me la invento, ma nasce perché altri me la attribuiscono, quindi io non posso dire io ho sperimentato il sincronismo pittorico andirivieni, per dirne una, ma devono essere gli altri che, guardando il mio quadro, associno queste determinate connotazioni del mio modo di dipingere e mi eleggano a promulgatore di una nuova corrente pittorica che è il tal dettagli. Non vi fate abbindolare da facili promesse, non vi fate abbindolare da esposizioni esagerate. Questo non può avvenire, a meno che non siate voi ad essere artefici del vostro destino. E allora qui voltiamo pagina, quindi per le collettive volete partecipare per puro piacere personale, benissimo, fatelo, non vi aspettate nulla in cambio, se non quel piacere di ricevere i vostri amici a vedere le vostre opere appese ed esposte, quel piacere personale di mostrare il vostro lavoro, e non pagate più di 100-150 euro. Ora passiamo alle personali e poi passiamo ai concorsi. Le personali. Le personali sono la cosa più carina che voi possiate fare. Potete organizzarle, vi consiglio di studiare molto sul tema che volete affrontare, affrontare un solo tema, quindi che ne so, il nudo, oppure il mio io, oppure l'altra me, oppure un titolo che vi piaccia, il paesaggio, e affrontatelo in tutti i diversi modi che voi volete e potete esprimere. Di solito tutti i pittori, i grandi pittori, hanno condotto cicli di studio che li hanno portati al superamento di se stessi da una fase all'altra, no? E questi cicli di studio possono essere racchiusi in bellissime mostre personali, monotematiche, che parlino del vostro lavoro fino a questo punto. Non ci vuole molto per organizzare una mostra, ci vuole soltanto un luogo pulito, con delle pareti bianche, se voi avete la possibilità di mettervi d'accordo, che ne so, magari con un gestore di un locale, di una pizzeria, di un bar, e organizzare un pomeriggio magari per esporre le vostre opere in questi luoghi, certo c'è un pochettino di più da pagare delle 150 euro della collettiva, ma sicuramente è una cosa che vi rimane, è vostra. Potrete organizzare anche un piccolo catalogo, magari farvelo scrivere da uno storico dell'arte, da una persona addetta all'arte che vi piace, che è di vostra
che dia garanzia al vostro lavoro, suffragandolo con parole che lo facciano emergere, saltare, che diano forza al vostro studio. Quindi i cataloghi di solito si fanno scrivere a persone che sappiano molto di arte, in modo da poter fare dei parallelismi tra la vostra arte e i grandi del passato, rilanciarvi nel futuro. Rendano in forma scritta la grandezza e la bellezza della vostra arte e vi presentino come è giusto che veniate presentati. Potete offrire un piccolo cocktail all'impiedi, naturalmente, con cameriere al passaggio, anche soltanto qualcosa da bere, mette dal piacere di colloquiare davanti a una vostra opera d'arte. Sicuramente dovrete avere un carico di opere che sia supportabile per una mostra, quindi almeno 30 pezzi, almeno 30 opere esposte che possano far passare un gradevole pomeriggio a tutti i vostri invitati. E qui potete sbizzarrirvi, potete rimanere molto bassi nel profilo invitando solamente i vostri amici, o potrete puntare in alto invitando tutte le personalità che vorrete. Qualcuno verrà, qualcuno non verrà, qualcuno vi ignorerà, qualcuno vi ringrazierà e declinerà, qualcuno magari verrà. E quindi provateci, perché voi stessi siete artefici del vostro destino. Investire per investire, allora state fermi per 5 anni, producete cose belle, fate una cernita, tutti i soldini che avete risparmiato dalle varie esposizioni collettive li catalizzate, vi puntate una meta e a un certo punto coronate il vostro sogno con una personale. E sarebbe fantastico, è una un grande, grande piacere, penso, sia per voi che per i vostri cari e per i vostri amici venirvi a guardare. Punto numero 3, i concorsi. I concorsi sono quanto di più pazzesco ci sia in questo momento nel mondo dell'arte. Per partecipare a un concorso bisogna iscriversi. Allora, concorsi seri e concorsi meno. Allora, concorsi veri e concorsi in rete. I concorsi in rete lasciateli perdere. Proprio è difficile, secondo me, a meno che proprio non vi vogliate mettere là giusto per il potere, per il voler fare vedere la vostra opera indipendentemente dal risultato, ma non sentitevi né feriti né offesi se arriverete ultimi, penultimi, terzultimi, perché vincere un concorso con un mi piace sotto al quadro, capite bene che è un modo veramente riduttivo di celebrare la vostra arte. Qualunque persona può avere una miriade di contatti su YouTube, conoscere gente che magari ha 200 palestre e far cliccare mi piace senza senso, senza neanche che si guardino tutti i quadri, ma solamente guardando il quadro dell'amico più caro. Quindi sappiate bene che i concorsi online lasciano molto spesso il tempo che trovano. I concorsi seri sono invece quelli organizzati, che ne so, dalle grandi case, che la Memeri, la Winsor & Newton, la Ferrario, tutte le case di pitture più conosciute. In quel caso partecipare è bellissimo, naturalmente sarete selezionati, non è che tutti quelli che vogliono partecipare possono, e quindi una volta selezionati, anche se ci dovesse essere da pagare un piccolo ingresso, fatelo, e lì sarete valutati da una giuria, e allora la cosa diventa una cosa carina, è una prova con noi stessi. Ma non ci rimanete male se non arriverete, perché già il solo fatto di partecipare a un concorso vi proietta in un mondo nuovo, vi fa conoscere il mondo dell'arte, ve ne fa conoscere la parte bella, ma ve ne fa conoscere giustamente anche la bruttura della competizione, del non essere compresi, ma anche questo fa parte del mondo artistico, la non comprensione del nostro operato, e questo deve essere anche un modo per superarci, perché noi dobbiamo diventare comprensibili. E allora, sbizzarritevi a dipingere, fate tutto quello che volete, un consiglio, non aspettatevi nulla, magari poi il successo arriverà da un'amica che, vedendo un vostro quadro, dice: è bellissimo, me lo regali, voi glielo regalerete, a casa di quell'amica ci va un amico che lo vede, ma chi l'ha fatto, e ve ne commissiona 10. Poi succedono queste cose. La maggior parte delle icone che ho scritto le ho vendute proprio così, tramite il passaparola e dei regali che ho fatto, che poi mi sono serviti da sponsor, diciamo, della mia opera. Quindi siate anche un po' furbetti e generosi nel voler portare avanti il vostro lavoro. Se vi capita magari durante il corso dell'anno di poter omaggiare, che ne so, il sindaco della vostra città,
Omaggiate la vostra parrocchia di un bel lavoro, un eminente rappresentante della vostra comunità. Questo potrebbe essere un valido modo per farvi conoscere in forma indiretta. Lui vi metterà a casa sua, il solo fatto di essere a casa sua già potrebbe essere un bel biglietto da visita, e via discorrendo poi le cose verranno così come devono. Non affannatevi per la pittura. La pittura è una cosa che nasce dal sentimento, va poco ragionata. Possiamo aiutarla con qualche piccola furbata, ma poi viene tutto dalla nostra produzione. E se quella è latente, non ci sono concorsi, non ci sono personali e non ci sono collettive che tengano. Divertitevi a dipingere, affrontate il mondo della pittura con divertimento e mi raccomando, non fatevi infinocchiare da questo e quello. Pagate pochissimo e quando pagate sappiate che quei soldi sono andati perduti per un divertimento. È come farsi un giro sulle montagne russe. Puoi uscire divertitissimo e puoi uscire anche... che vomiti l'anima, insomma, ma speriamo di uscire sempre divertiti. E scusate l'incursione da una location differente, ma ero qui che montavo il video quando mi sono accorta che non vi ho parlato della cosa che a me piace di più per esporre le opere, specialmente se siamo agli inizi o se vogliamo fare conoscere meglio le nostre opere parlandone in prima persona, o meglio ancora se vogliamo anche renderci conto di come gli altri si approcciano all'opera d'arte. E questo metodo è quello di partecipare proprio alle estemporanee. Le estemporanee sono delle attività davvero divertenti durante cui i pittori si prendono un'intera giornata per esercitare la propria professione en plein air, come si suol dire, all'aperto. Molto spesso vengono organizzate dai comuni più piccoli, dai paesi di mare o da alcune associazioni culturali, e servono proprio per far vedere alle persone come nasce, come si sviluppa un'opera. Magari chi guarda la vostra opera se ne potrà innamorare vedendola creare, vedendola evolvere, e quindi comprarvela proprio in loco. Di solito queste estemporanee hanno anche un premio finale e un tema a cui partecipare. Per partecipare si può pagare dalle 50 alle 100 euro, dipende dall'organizzazione, dalla durata dell'estemporanea stessa, ma comunque questa è una forma di investimento che invece io vedo come qualcosa di estremamente arricchente, perché porta qualcosa non soltanto a chi vede la nostra opera, ma anche a chi partecipa, e vi spiego il mio punto di vista. Confrontarsi nell'esercizio della pittura con altri pittori che ci stanno accanto, poter conoscersi all'interno di un territorio, quindi conoscere i vari colleghi, conoscere le diverse realtà, poter venire a contatto con diverse tecniche pittoriche, ognuno alla propria. Non siate egoisti nell'esporre in queste circostanze, non siate avari, date il meglio di voi stessi, fate vedere proprio quanto siete bravi, gioiosi, allegri, vitali nel dipingere. Anche se dipingete soggetti tristi si può essere allegri nel dipingere, no? E allora partecipare ad un'estemporanea può essere un modo per intraprendere rapporti interpersonali con altri colleghi pittori, per farsi conoscere nel territorio, per parlare in prima persona della propria opera, di ciò che si sta facendo con coloro che ci verranno a chiedere, perché sicuramente si accosteranno al vostro cavalletto e sbirceranno tra i vostri colori, nella vostra valigetta, tra i tubetti. Ecco, questa è un'esperienza bellissima. A me è capitato di essere in giuria più volte in alcune estemporanee e devo dire che mi sono molto molto divertita nel vedere come questi giovani pittori, molto spesso, ma anche ci sono dei pittori di vecchia data che di solito partecipano nei luoghi di loro appartenenza, come hanno così intimamente rivisitato quei luoghi attraverso le loro tele. Bellissima esperienza sia per i giovani che per i meno giovani. Altro motivo per partecipare è proprio questa commistione di età, in modo che i piccoli possano accedere alle memorie dei grandi e i grandi possano accedere alle novità portate dai piccoli, no? Con uno sguardo di grande apertura e di grande umiltà. Prima di chiosare e passare ai saluti dell'altro video, del video originale, voglio anche fare un accenno su questa piccola cosa che ho detto. L'umiltà. Approcciatevi al mondo della pittura con estrema umiltà. Non pensate mai di essere arrivati ad essere dei pittori affermati, di essere così bravi, così pieni di voi stessi, perché questa pienezza molto spesso allontana le persone dalla vostra opera. Il raccontare l'arte in maniera troppo tronfia, in maniera troppo intellettuale, spesso allontana le persone dall'opera d'arte e dall'arte. Rimanete sempre semplici,
umili, volete comunicare qualcosa, lo scrivete su una tela, benissimo, gli altri lo capiranno, non ci sarà bisogno di costruzioni esterne che vi rendano più interessanti di quanto non siate già. Tutto quello che di artificioso costruirete attorno a voi vi si rivolterà contro, quindi rimanete voi stessi, divertitevi nel dipingere, siate umili, semplici, siate allegri nel gesto pittorico, ciò non voglio dire che dovete dipingere con toni sgargianti, ma che dovete dipingere per il puro gusto di dipingere. Non cercate mercati, non cercate di vendere per forza le vostre opere, ma se le vendete, mi raccomando, date il giusto prezzo a queste. Quindi non siate né troppo lascivi nei vostri confronti, né troppo superbi, ecco, diciamo così. Se chi mi sta guardando fa parte di Arte per Te, so già che è una persona splendida, quindi questi suggerimenti, perché come tali dovete prenderli, non sono dei diktat, ma dei semplicissimi suggerimenti basati sulla mia esperienza di vita e di professione, so già appunto che tutte queste persone hanno queste qualità di cui io parlo. Quindi divertitevi con la vostra arte, torniamo al video precedente. Per qualunque consiglio sapete che le porte di Arte per Te sono sempre aperte. Non me ne vogliono gli organizzatori di collettive serie, questo video evidentemente non era rivolto a voi, non me ne vogliono gli organizzatori di collettive meno serie, siccome mi arrivano tante mail, io devo tutelare i 22.000 iscritti di Arte per Te e c'è sempre tempo per voltarsi a una gestione seria dell'arte a cui tutti noi teniamo, scommetto anche voi. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, tanti pollici in su e condividetelo così da essere utili anche a tutti gli altre persone, a tutte le altre persone che fanno arte. Se ho dimenticato o tralasciato qualcosa, scrivetemelo tra i commenti e casomai poi riprenderemo il discorso. Mi raccomando, state accorti e non vi fate fregare e divertitevi a dipingere. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima!